Ciao a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Oggi primo video back to school del 2018, sono super emozionata e sono sicura che lo sarete anche voi, soprattutto se state per iniziare un nuovo anno scolastico, un nuovo cammino, state per cambiare scuola. Quindi ho pensato ad un look molto molto semplice, non avete che da lamentarvi, che allo stesso tempo però vi fa sembrare in ordine, carine, riposate. E soprattutto la parola chiave di questo video è prodotti sotto i 10 euro, quindi tutti low cost, tutti super reperibili, che sicuramente avrete in casa. Spero utilizzerete questo video in tante. Se lo farete, poi mi raccomando, voglio le foto, me le dovete mandare su Instagram da qualche parte, non lo so, voglio vedervi all'opera. Detto ciò, vi lascio al video dove ho realizzato tutto ciò e spero ancora tanto che vi piaccia. Eccoci qua, iniziamo subito. Io ho già messo un balsamo sulle labbra, adesso vado a mettere la crema, che è l'unica cosa che è sopra i 10 euro. Però fatemela passare. Potete utilizzare qualsiasi crema, magari una leggera per il giorno, per il trucco, così state tranquille, idratate. Tra l'altro, come vedete, io questo periodo ho dei brufoletti, quindi sto cercando di usare i prodotti migliori anche proprio per la pelle. Una volta che il prodotto è assorbito bene, passo direttamente al trucco del viso, perché sugli occhi, come vi farò vedere, andiamo a fare una cosa molto semplice, quindi non c'è pericolo di fallout o cosa, la base la possiamo fare. Anzi, per il trucco di scuola ci dobbiamo abbastanza sbrigare, perché noi vogliamo dormire, quella è la parola chiave. Quindi per il trucco cerchiamo di prendere meno tempo possibile, di fare una cosa super luminosa, tranquilla, che va giusto a renderci più sveglie. Infatti tutti i prodotti che ho selezionato sono quelli che io utilizzo quando devo andare un po' di fretta, diciamo così, e quindi punto su questi e sto sicura. Ho bagnato la mia Beauty Blender, ma tranquillamente potete usare anche le mani con questi prodotti. E infatti vado ad utilizzare l'Instant Anti-Age, il cancelletà di Maybelline. In realtà a me piace tantissimo, a prescindere dal cancelletà o no, perché comunque non mi serve. Però ve lo straconsiglio perché è coperto al punto giusto, super leggero e a tenuta estrema, quindi state tranquille tutto il giorno. Io utilizzo sia il colore light sia il colore ivory. Adesso vi faccio vedere come. Prendo il light e lo picchietto nella zona scura, quindi qua sotto gli occhi, salgo anche un pochino all'angolino interno, così andiamo a illuminare là e lo sguardo diventa subito più fresco. Faccio il mio triangolino sotto l'occhio, un po' qui al centro, qui sempre per illuminare. Mento, così copro anche i brufolozzi. E con il colore ivory vado a ripassare i punti che voglio rendere più brillanti. Poi sfumo tutto per benino. Logicamente io vi consiglio sempre una spugnetta, perché fate prima, con le mani ci mettete un po' di più e magari rischiate che vi sfuma il prodotto anche un pochino in modo dispersivo. Così ci mettiamo meno di un minuto, lo andiamo a sfumare bene, lo portiamo tutto verso l'esterno, così va bene a coprire i punti che noi abbiamo deciso, ma allo stesso tempo ci dà una leggera copranza. E con la spugnetta sporca passo anche un pochino sopra l'occhio, almeno io, perché ho un sacco di scrumie, quindi se no si vedono. Fatto ciò, come potete vedere, questo è un prodotto che comunque copre abbastanza. Giusto l'occhiaietta, se vogliamo possiamo ripassarlo un altro po', lo tamponiamo giusto con le dita. Fatto ciò, andiamo a fissare il correttore. Io utilizzo questa cipria, che è la mia preferita di sempre, lo sapete se mi conoscete da tanto tempo, saranno anni che la uso, ed è della Rimmel la Stay Matte. Io utilizzo il colore transparent con un pennello largo. Mi raccomando, tamponatela sempre la cipria, non fate così, almeno al primo strato, così almeno la andate a fissare meglio la base. Poi dipende, se avete una pelle particolarmente secca potete passare giusto un velo di cipria senza fare tutto questo pressing. Fisso anche gli occhi. Fatto ciò, io passo direttamente agli occhi. Io vado ad utilizzare come ombretto su tutta la palpebra un colore champagnino leggermente pearlescente, che è questo ombrettino qua di Nabla che si chiama Luna. Questi refill sono comodissimi e appunto costano meno di 10 euro. Vado col polpastrello e lo tampono. Come vedete dà un sacco di luminosità, rimanendo però abbastanza discreto. Poi se non vi piace fare la base, oppure se non ve la sentite, non ne avete tempo, eccetera, bastano anche solo gli occhi, insomma. Sfumo tutto il contorno con il dito. Ed ora vado a fare una cosa che mi piace tantissimo, cioè l'eyeliner sfumato. Ci mettete 0 secondi, l'effetto è pazzesco. E non dovete avere la precisione di un eyeliner vero e proprio, di una riga. Potete utilizzare
o un ombretto marrone abbastanza scuro oppure un ombretto nero. In questo caso lo vado a fare con il marrone e ho trovato questo marroncino della palettina 4 di Essence, quindi super economica, andate tranquille. Questa è la 05 to die for e vado a prendere questo colorino qui con un pennellino da eyeliner. Prendo il prodotto e comincio a fare una sorta di riga seguendo la rima infracigliare. Tampono e nello stesso tempo sfumo, quindi prima mi faccio tutta la parte che segue le ciglia per dare una forma. Quando sono soddisfatta della mia linea vado a fare la codina, come più preferite, più o meno accentuata. Io me la sfumo un po' col polpastrello e poi la andiamo a unire a quella che abbiamo fatto prima. Tac, nulla di più semplice. Fatto ciò, come potete vedere, l'occhio è definito, ma non troppo. Abbiamo questo bel effetto. E ora passiamo al mascara. Io utilizzo anche il piegaciglia prima perché ho delle ciglia un po' particolari. Se siete più fortunate di me, siete fortunate, punto. Come mascara ho deciso di riutilizzare questo qui. Questo è di Maybelline, il Total Temptation. Lo vado ad applicare. Questo logicamente va a vostro gusto, se vi piace più o meno. Una volta fatto ciò, concludo il trucco occhi passando la parte sotto. Io ho optato per questa, che è una Jumbo Eye Pencil di NYX Professional Makeup, colore dark brown. Se vi va potete optare anche per una matita colorata, perché no? Io mi sono tenuta abbastanza neutra, quindi la applico leggermente, non troppo perché questi sono tanto scriventi. Poi con il polpastrello me la vado a sfumare un po'. Fatto ciò, mascara anche sotto. E ora vi chiederete, per le sopracciglia che facciamo? Sempre per il concept veloce, stringy stringy, sempre con la palettina questa qui vado a fare anche le sopracciglia. Quindi sopracciglia con l'ombretto, è una cosa che io non faccio spessissimo perché mi piace l'effetto bello tozzo. Quindi sempre pennellino tagliato, ombrettino, non prendo quello di prima ma prendo quello più chiaro, almeno per quanto riguarda me. Lo mischio anche addirittura a questo qui che è un tortora chiaro. E poi comincio a riempirle. Vado giusto dove vedo che sono un pochino più carenti. Vedete? Ci mettete un secondo, rende il tutto più armonioso. Poi se vi va potete usare un gel per sopracciglia. Io uso questo qua di Neve Cosmetics, colore 01 Oslo Blonde. Mi sfumo ben benino. Se avete tante sopracciglia potete usare direttamente solo dei gel colorati, avete fatto. Ora riprendo un attimo la mia palettina di prima con il colore più chiaro. Col pastrello vado leggermente sotto l'arcata per illuminare un po', e qui nell'angolino interno. Finiamo il viso, così dopo passiamo alle labbra. Abbiamo fatto. Uso la Master Sculpt di Maybelline, questa è la 02 Medium Dark, per fare un leggero contouring. Sempre una cosa molto molto soft. Mi raccomando, passate sempre un po' di cipria prima di fare questo passaggio, se non avete applicato nulla sul viso, perché altrimenti vi fa tutte macchie. Vado con il mio blush, anche questo è di Maybelline, il Face Studio numero 40. Do due botte giusto per dare un po' di colore, che la mattina almeno io sembro sempre dell'altro mondo. Poi questo è un passaggio facoltativo, nel senso, se ve la sentite potete optare anche per un illuminante, io sì. Quindi vi faccio vedere anche quest'altra proposta. Utilizzo questo in stick che è un face gloss di NYX Professional Makeup, si chiama Dose of Dew, è molto carino. Lo andate a tamponare, potete andare sia con lo stick sia, io preferisco con il dito, poi tampono, vedete l'effetto un po' più brillante. E poi sempre nel kit che abbiamo usato prima troviamo anche un illuminante, quindi lo passo un pochino sopra questo, non troppo, è giusto per fissarlo. Ok, passiamo alle labbra. Ho optato per una matita molto semplice, anche questo passaggio facoltativo. Questa è una matita rossetto di Neve ed è la mia preferita in assoluto, che si chiama Marmotta. Tampono il brucacao che avevo messo prima e vado con la matita, faccio sia il contorno non troppo definito e poi passo a colorare anche l'interno. Ok, a questo punto possiamo o lasciarlo così matte oppure, come faccio io, ci tampono su un po' di burro cacao. Questo è quello al cocco della Yves Rocher. Prendo con il polpastrello e lo tampono, così avete le labbra colorate ma anche idratate. Quindi fatto ciò, questo è il look finito. Mi sembra una cosa facilissima, logicamente senza parlare come ho fatto io adesso, ci mettete davvero meno di 10 minuti, se non anche 5 ci potete arrivare. Alla fine sembrate svegli,
abbastanza cute, direi. Non è nulla di troppo complicato, introvabile per i prodotti che ho utilizzato, potete farlo tranquillamente. Sono felice di essere riuscita a realizzare questo look con tutti i prodotti con meno di 10 euro. Fatemi sapere se è piaciuto anche a voi, se lo riprodurrete per il vostro primo giorno di scuola, come vi sentite. Fatemi sapere, perché logicamente io ho finito scuola da un po', quindi non provo più questa ebbrezza, ma lo ricordo come se fosse ieri. Quindi ancora buon inizio anno scolastico, anche se dopo di questo probabilmente ci saranno altri video back to school, ma vi lascio con il dubbio. Se vorreste vederne altri, lasciatemi un pollicino in su, così capisco che vi piacciono e ne faccio altri. Detto ciò, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!